Cari italiani, ormai tutti conoscete Fleximen. È praticamente un uomo sconosciuto che, di notte, senza farsi notare, abbatte autovelox. Agisce nella zona del Veneto. Ad oggi si conta che abbia abbattuto 12 autovelox. I suoi video sono diventati virali su tutti i social media. Il 90% dei cittadini commentano positivamente l'operato di quest'uomo, in quanto reputano che sia giusto. Addirittura alcuni hanno detto che sarebbe da pagargli almeno il carburante per gli spostamenti, visto che fa un servizio per tutti. Ma ovviamente per le autorità questo è un gravissimo reato. Addirittura, i giudici dichiarano che può essere apologia di reato per i suoi sostenitori. Anche le amministrazioni e i politici si sono indignati davanti all'operato di Fleximen. Allora, cari politici e cari amministratori, perché non vi indignate quando, per riparare le strade da buche e fosse, ci impiegate 6 anni? Perché gli autovelox abbattuti da Fleximen li avete riparati in 3 giorni e mentre, delle strade che provocano morti ed incidenti, ve ne sbattete altamente? Ma ovviamente la domanda ha una risposta facile. A voi non interessa realmente salvare la pelle degli italiani. A voi vi interessa i soldi delle multe degli autovelox. Meditate, gente, meditate. Se sei d'accordo in quello che ho detto, lascia gentilmente un mi piace a questo video. Inoltre, se ancora non lo hai fatto, per favore, iscriviti a questo canale ed attiva la campanella delle notifiche. È l'unico modo per sapere le verità che ci vengono nascoste. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video!